CBSN News, le principali notizie dal centro della Puglia. Buon sabato ai nostri ascoltatori, edizione delle 12 del nostro notiziario locale qui da Radio CBSN. Una bilancia pesa neonati, un otoscopio, un oftalmoscopio e due culle termiche sono le attrezzature donate ieri pomeriggio al reparto di neonatologia dell'ospedale Perrino di Brindisi in occasione della giornata mondiale della prematurità. All'incontro hanno partecipato molti genitori con i propri bambini nati prima della 37esima settimana di gestazione. A donare i primi tre strumenti è stato Giacomo Cofano, il marito di Viviana De Lego, morta nel 2022 dopo aver dato alla luce due gemelle. Per l'intera giornata odierna di questo sabato 18 novembre si svolge la giornata nazionale della colletta alimentare. La manifestazione giunta alla 27esima edizione consiste nel raccogliere prodotti alimentari che i cittadini offriranno ai volontari del Banco Alimentare, posizionati davanti ai supermercati aderenti, che poi la rete del Banco Alimentare distribuirà alle oltre 7.612 strutture caritative. Quest'anno gli studenti delle classi del Morvillo Falcone di San Vito, del Maiorana e del Palumbo partecipano alla colletta alimentare. L'amministrazione comunale di Latiano con l'azienda sanitaria locale, la Proloco, l'Istituto Comprensivo e l'associazione L'Isola che non c'è celebra la festa dell'albero domenica 19 e martedì 21 novembre. Domenica, quindi domani, in piazza Umberto, giochi, musica per bambini alle 11 presso Palazzo Imperiali. Invece c'è la presentazione del libro I racconti del bosco a cura di Daniele Zovi, già comandante del Corpo Forestale dello Stato. Alle 12 poi sulla rotatoria della strada provinciale per San Vito ci sarà la piantumazione di 160 alberelli donati da Arif. Martedì invece, martedì 21, seconda giornata della festa, alle 9.30 presso lo spazio verde del centro polifunzionale Graziano Zizzi, piantumazione di due alberi di corbezzolo, e alle 10.30 presso il costruendo ospedale di comunità, piantumazione di altri tre alberi. Sempre domani, domenica 19 novembre, a Mesagna la Fiera del Cappotto, una fiera molto antica sul piazzale dello Scientifico, con prodotti alimentari, artigianato e abbigliamento. La sezione dedicata agli animali invece sarà spostata in Piazza De Gasperi. Sempre a Mesagna, in Villa Comunale, si svolge il mercato del vintage dell'antiquariato e lo stand dei Lions per la prevenzione del diabete. San Michele Salentino, domani domenica c'è la festa delle associazioni, si tratta di un evento collaborativo ideato e organizzato e coordinato dalle diverse associazioni locali. Per l'intera giornata le associazioni avranno l'opportunità di presentare le proprie attività e di condividere il loro impegno nelle aree di beneficenza, volontariato, cultura e sport. Appuntamento dalle ore 9 in Piazza Marconi con laboratori e poi anche un convegno. Si riprende poi nel pomeriggio con animazione e laboratori. A Ceglie continua la mini rassegna Libro d'autunno. Questa sera il terzo appuntamento con Vanessa Maggi per presentare il libro Racconti arcani e quotidiani. Infine domani domenica la rassegna si conclude con Marcantonio Gallo e il suo Si è fatto buio. Gli incontri si svolgono nel salone del Castello Ducale di Ceglie, appunto, con inizio alle ore 18. Una notizia di sport locale: ricordiamo che domani domenica è una data importante per lo sport sanvitese, riapre il campo sportivo Enzo Mario Citiolo e si inaugura anche il nuovo terreno di gioco in erba sintetica in occasione della gara valevole per il campionato di prima categoria di calcio San Vito Putignano. Per renderlo più efficiente, ricordiamo, bisogna trovare i fondi per rifare la tribuna scoperta e il nuovo muro di cinta. Intanto per domenica ci si aspetta appunto al campo il pubblico delle grandi occasioni e ricordiamo che si gioca alle ore 15. Prima di chiudere uno sguardo al tempo, c'è allerta gialla su tutta la nostra regione, 36 ore a partire dalle 12 di ieri e fino alla notte tra sabato e domenica, dove ci saranno venti forti e di burrasca con forti raffiche provenienti da nord, forti mareggiate e sensibile diminuzione della temperatura.
Ed è tutto per questa edizione delle 12. Ricordo il sabato e la domenica andiamo in onda con le notizie locali solo con questa edizione. E ricordo anche che è possibile riascoltarla anche in podcast sul canale YouTube di Apulia Radio TV. È tutto, grazie per l'ascolto da Piero Vasta che ha condotto in studio e da Antonio Semeraro che ha curato la parte tecnica. Tutti buon pomeriggio e buon fine settimana. Resta aggiornato sulle news dalla Puglia. Segui apuliawebtv.it.